Guatta e a tutti ciurma e benvenuti a Giocherini in questa nuovissima incredibile serie su God of War. Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno economico è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire, per cui per questo primo episodio e per il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 50 like ragazzi. So che ce la possiamo fare, ve ne chiedo veramente pochissimi e per voi è soltanto questione di un secondo, per cui mi raccomando spolliciate. Ebbene signore e signori, dopo aver finito una grandissima serie come quella su The Last of Us parte 2, dopo aver giocato un'altra grandissima serie come quella su The Last of Us, e devo dire ragazzi che veramente negli ultimi tempi ho portato serie su gran bei gioconi, mi sono detta, beh, perché non restare sulla stessa lunghezza d'onda e non cercare di cambiare anche un pochettino la tematica, perché effettivamente ragazzi siamo rimasti sempre un pochettino sull'horror, su infetti, zombie e roba del genere. Quindi mi sono detta un altro grandissimo giocone degli ultimi tempi che abbia però una tematica un pochettino diversa e che sia comunque in terza persona, che cosa potrebbe mai essere se non God of War? Ovviamente parliamo del titolo del, credo sia del 2018-2019, adesso di preciso non mi ricordo l'anno ragazzi, questo magari me lo specificherete voi qua sotto in commento. E questo è stato secondo me ragazzi un titolo tanto atteso che ha suscitato veramente molto stupore, credo, nei videogiocatori, perché comunque rivedeva un pochettino quelle che erano state sempre le meccaniche ovviamente del precedente conosciuto God of War, perché God of War ragazzi è partito su PS2 e aveva avuto sempre certi tipi di meccaniche, quindi questo lo rinnovava un pochettino, portava diciamo così Kratos ormai nella nuova generazione, possiamo dire così, e quindi questo può essere piaciuto e non piaciuto tanto ai videogiocatori, ma io sono veramente super impaziente ragazzi di giocare questo titolo. Sono fiduciosa ragazzi che anche questa serie possiate trovarla interessante, perché sicuramente mi auguro che dal punto di vista della trama comunque ci stiamo immergendo in qualcosa di altrettanto interessante quanto i The Last of Us. Dovete considerare che dei precedenti God of War ragazzi io ho giocato soltanto God of War 3, che ormai era già su PS3 e che avevo trovato un titolo veramente bellissimo, e God of War Ascension, che mi aveva entusiasmato un po' meno rispetto a God of War 3, quindi i primissimi God of War ragazzi non li ho mai giocati, magari è un qualcosa a cui comunque potrò porre rimedio più avanti. E quindi eccoci qua ragazzi, questo è il menu principale, già questa schermata ti fa dire wow, ammazza Kratos sempre con questa aria così guerriera, così proprio incacchiata, mi piace per questo Kratos, io direi quindi di incominciare una nuova partita. Allora ragazzi, per quanto riguarda la difficoltà, qui per esperienza equilibrata dice per chi desidera un'avventura abbastanza impegnativa. Lo sapete che solitamente mi piacciono le difficoltà alte nei giochi, perlomeno quando gioco per conto mio ragazzi. Quando si tratta delle serie sapete benissimo che voglio evitare il più possibile qualsiasi tipo di frustrazione dovuta appunto alla difficoltà del gioco, quindi solitamente, e lo sapete tutti benissimo, preferisco concentrarmi sulla storia piuttosto che sulla sfida. Quindi raccontami una storia adatta ai giocatori che vogliono godersi la trama senza sfide troppo impegnative. Quindi direi che per ragazzi il bene comunque della serie e quindi della godibilità di questa serie sceglierò proprio raccontami una storia. Minchia. Chi è che lascia impronte dorate? Cioè c'è il tocco d'oro. Ok, già, cioè lui ragazzi mi affascina troppo veramente, poi secondo me con sto barbone gli hanno dato qualche punto in più, quindi allora premi R1 per usare l'ascia Leviatano. Perché abbattiamo questo povero albero? Non lo so, un motivo serio ci sarà, mi sembra abbastanza serio. Oh shit. Che cacchiatissimo. Yeah!
Ah, lui c'aveva le catene agli avambracci, se non sbaglio. Forse erano le catene legate, no? Le lame del caos, se non erro. Lui era un L'ho trovato. semidio, se non erro. Sali in barca ora. Lo porti come se fosse uno stuzzicadenti. Vabbè, Kratos, essendo un semidio, se non sbaglio, è dotato di una forza straordinaria. Ma regà, cioè, io non lo so, sono 2 minuti che siamo nel gioco, ma sta colonna sonora. Oh mio Dio! Oh my God! Ma l'albero, perché ce lo portiamo? E tu non avere quell'aria afflitta, Vuoi che è che lo leghi alla successo? barca? Sì? Oddio, cioè, minchia, è più grosso il tronco della barca. Lo trascineremo, ovviamente. Ah, ok. Ragazzo. Benissimo. Basta così. Segui la corrente del fiume con molto piacere. Quindi L per cambiare la direzione in barca. Padre, Perfetto. cosa? qualcosa è cambiato. La foresta sembra diversa ora. Tutto è cambiato, ragazzo. Non pensarci. Sì. Ok, quindi è il figlio di Kratos. E questo, vabbè, si era capito. Come sempre una nonchalance olimpica. Permettetemi di usare questo termine. Quanti anni avrà? Atreus. Che bel nome. Mi piace moltissimo. E comunque, ragazzi, queste ambientazioni per un gioco sono la fine del mondo, cioè mitologia norrena, che figata. Adoro tantissimo. E mi aspetto cose grandiose, essendo un God of War. Il 3 mi era piaciuto veramente molto, questa è l'unica cosa che ricordo perché sono passati davvero tanti anni, ma mi stupivano comunque le grandiosità, chiamiamole così, che si Questo è vedevano. l'ultimo. Ah, ok, stiamo facendo tipo una collezione. Facciamo collezione di legno? Oh, vabbè, forse scorta. Ecco, là io vedo mia madre. Là io vedo mio padre. Ora chiamano me.
È pronta. Torna alla tua casa. Sei libera. Ho i brividi, ragazzi, sta musica è troppo bella. Mi dispiace. Stringi. Questo pugnale era suo, ma adesso è tuo. Tu sai cacciare? Me l'ha insegnato. Vediamo. Ora? Ora. Scusa, il padre non sa se sa cacciare. Forse non se ne occupava tanto lui direttamente. Cosa cacciamo? Tu caccerai i cervi. E dove? Dove troveremo i cervi? Ok. Di qua. Ok, hanno appena dovuto fare il funerale alla moglie, non so se è la moglie, vabbè, la compagna di Kratos e madre di Atreus. Qual è il motivo? Devo sapere se puoi affrontare il viaggio. Il viaggio per così dove? Poi partiamo. Dipende da te, caccia. Ma il viaggio per andare dove? Wow. Cosa vogliamo sapere. Pronte. Non di cervo però, cerco ancora. Ok, muovi R per guardarti intorno e options per accedere alle impostazioni della visuale. Io direi che per ora va benissimo così. Qua c'è qualcosa che brilla e sbrilluccica, lo posso prendere? Ok, cerchio, esplora il mondo per trovare risorse preziose. Ho appena ottenuto, ragazzi, argento. Ah, mi piace. Quindi, vabbè, il mondo suppongo che sia abbastanza esplorabile. Magari non immensamente, ma... Ragazzo, non hai visto queste? Eccole. Ah, simili, ma non sono di cervo. Vedi, questa è più larga. E chi è? Capra delle nevi. Lei ti ha istruito bene. Già. E quindi, ripeto, lui non si prendeva cura del figlio? Cioè, se l'ha istruito la madre riguardo la caccia, vuol dire che, a parte che lei era, insomma, un personaggio evidentemente abbastanza forte, combattivo, pure sta cosa mi piace, insomma. Wow, un po'. Wow. Sempre con la solita delicatezza. Abbiamo trovato ancora dell'argento, ragazzi. E qua invece che cosa abbiamo? Cos'è sta cosa? Ma che carino. Oggetto smarrito. Ho ottenuto anche dell'esperienza. Va bene, andiamo allora. Ti seguo, Atreus. Queste invece... Sì, troppo rotonde. Non sono forse neanche cinghiali. Queste ricerche. Ok. Beh. Minchia, quanti animali sono passati qua intorno. E ora?
E ora premi cerchio per oltrepassare la voragine. Andiamo. Opla. Di qua, ragazzo. Ok, quindi... Oh. Bravo. Oh. Ehi, quindi non abbiamo un tasto per saltare. No, abbiamo il tasto cerchio evidentemente per interagire, ragazzi, con l'ambiente circostante. Quindi vedete, si inclina lì in avanti e premi cerchio per scavalcare gli ostacoli. Ok. Andiamo, ti seguo. Oh! Trovato. Piano, ragazzo. Scusa. Il cervo va cacciato, non rincorso. Ma, sì, ma non vorremmo ammazzare quella bestia meravigliosa. Cioè, una cosa bellissima. Cioè, un animale meraviglioso, bellissimo, stupendo. Wow, immagino che anche tutto l'ambiente ci circondi, ragazzi, ci abbia quest'aria mitologica, no? Che aleggia. Vediamo un po'. Altro argento. Quella catena sbrilluccica. Mi chiedo se ci posso arrivare, però da qua non so se non penso di poter saltare, ragazzi. No, come l'ho detto, vabbè, forse ci si arriverà da sotto in qualche modo. Comunque, attento. Ho rotto il ponte. Come arriviamo di là? Spostati. Spostate un po', ci pensa papi. Premi, ok. Quindi tasto destro direzionale per estrarre l'ascia Leviatano, pure questo nome mi piace un casino. Tieni premuto L2 per mirare e poi R1 per lanciare. Vai. E chi la recupera mo l'ascia? Oh, cosa è successo? Ok, adoro. Adoro tutto, qualsiasi cosa. Eccolo lì. Fermo. Aspetta, aspetta. No, non lo uccidere. No. Ma che stai facendo? Ora è più guardingo. Devi tirare. Devi tirare. Quando te lo dico io di farlo. Mi dispiace. Non dispiacerti. Fa di meglio. Trovalo. Trovalo. Vai. Comunque non sembra ci sia tutto sto gran rapporto fra i due. Cioè, vabbè, Kratos come al solito c'ha la delicatezza di un elefante in una cristalleria. Evidentemente pure come padre. L'arco. E questo che no, minchia è? Sei pronto. E questo che minchia. Attacco leggero e attacco pesante. Ma ce penso io. Adoro. Che figata. Boom, bitch. E pure per te. Chi altro ne vuole? Ma che sono ste cose? Oh. Cosa sono sti cosi? Tieni premuto L1 per bloccare. Che bello. Quindi poi con X per schivare. Che figata. Adoro, adoro tutto. Fantastico. Vieni, bello, vieni, vieni. Oh, contrattacco incredibile. Cioè, parata incredibile. Non lo so se si può chiamare parry questo, ma è stato una figata. Boom, bitch. Adoro. Che figata. Ok, punti esperienza ovviamente per ogni incontro, scontro. Non si erano mai avvicinati così. Continua. Bestiere aggiornato. Vediamo un attimo. Scusate ragazzi, fatemi vedere. Draugr. Sono cadaveri di guerrieri le cui anime erano troppo testarde per smettere di combattere. Per riportare il loro corpo in vita respingevano le valchirie venute a prenderli, trasformando la loro forma precedente in qualcos'altro. Ora sono solo gusci vuoti di ciò che erano un tempo. Il loro unico scopo è combattere. Questa è una cosa bellissima, ragazzi. Cioè, immagino che queste siano tutte creature appunto mitologiche norrene. Che figata. Trova le pietre curative per ripristinare la salute. Sono queste verdi, ovviamente. Però avevo già la salute al massimo. Vediamo un po'. Che dice Atreus? Di quasi continuo. Allora aspetta un attimo, scusa, perché voglio un attimo controllare com'è la situa da queste parti. Guarda, qua possiamo fare questo. E richiamare l'ascia incredibile. Possiamo anche rimetterla a posto. Adoro. Ma questo è un baule speciale. Ormai ci sono entrata già. Allora immagino. Ok, basta forse colpire le lettere nell'ordine corretto. Quindi sarebbe C, quella R e cioè R. Queste sono rune, quindi dubito che si leggano. Ok, uno dei tre sigilli. R e ecco qua. Boom, 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 boom. Ok, chiarissimo come il sole.
Che meraviglia, che troviamo qua dentro, tesori speciali. Oh, cos'è questa? Mela di Idun, si leggerà così, oggetto leggendario, raccolto una delle tre mele di, non lo so, necessarie per aumentare la vita massima, ok. Le mele di Idun sono il cibo preferito degli dèi. Trova le 9 mele in forzieri sigillati dalla magia sparsi per il mondo. Raccogline 3 per aumentare la vita massima. Ok, quindi 3 mele per aumentare un pochettino la vita. D'accordo, mi piace. E vediamo... Che è successo? Atreus non t'ho manco sfiorato. Adesso sì che sono un padre un pochettino burbero, però... Non esageriamo, Azuvia, non esageriamo. Di qua cosa c'è, scusa? O sono arrivata da qua? No, io credo di essere arrivata da qua. Di qua invece che cosa c'è? Ma non c'è un modo per correre un pochettino più veloce? Vedo altre impronte. Eh sì, però... Fammi vedere un attimo cosa c'è, scusa. Appunto, magari... Possiamo trovare cose importanti, figliolo. Abbi un attimo di pazienza, per favore. Dai, dai, che già sto abbastanza con gli zebedei girati. Ma minchia, è grande da esplorare tutta sta roba. Se il cervo è di là, figurate un po'. Argent. Ho trovato dell'argent. Ma questa non è che è quella catena che ho visto prima. È proprio quella catena, ragazzi, che ho visto prima. E mi posso calare. Whee! Che cosa ci sarà mai qua sotto? Atreus, da dove sei? Oh! No, ma no, i lupi no. I lupi no. Non mi fate uccidere i lupi, vi prego. Questa cosa mi fa troppo male. I lupi erano buoni. No, non me lo dire, non me lo dire, che già mi sentivo in colpa. Lupo rabbioso. Ho sempre ammirato i lupi. Quelli che abbiamo incontrato però ci attaccano a vista. Saranno probabilmente rabbiosi, quindi per loro siamo solo cibo. So che si tratta di vivere o morire, ma hanno un fascino particolare. Ucciderli mi rende triste, grazie. Pare che mi hanno ascoltato, ragazzi. Sarà meglio che mio padre non legga mai queste cose. Ah, quindi questo è tipo il bestiario di Atreus. Deve essere così. Mi piace, mi piace. Dentro c'è qualcosa? No, questo lo prendo anche se non mi serve. E qua dentro invece cosa abbiamo? Questa colorazione così arancione. Ma ci sta un morto qua dentro. Che schifo. Lui non che può ho più preso usarlo. Noi e sì. Noi abbiamo preso l'argent di questo povero morto che è qui stecchito. Va bene, direi che adesso possiamo anche andarcene, Atreus. Penso che abbiamo raccolto tutto quello che si potesse raccogliere. Ah, ma adesso ce l'ho aggrappato come un koala. Ma che carina questa cosa. Però Atreus, cioè, devi imparare anche ad arrampicarti da solo, Non puoi contare sempre sulla forza incredibile di tuo padre. Però... A parte tutto, mi fa piacere, dai. Mi fa sentire che è ancora piccolino, anche se in effetti è ancora piccolino. E siamo ancora qui. E stiamo andando. Sai, caro, c'è bisogno anche un po' di esplorare in questo mondo. È per forza, questo è già rotto. Niente da fare. Va bene, andiamo a seguire le impronte di questo povero meraviglioso cervo che noi vogliamo ammazzare. Io non vorrei, tipo, mai in questa vita. Va bene. Andiamo di qua allora. Ma non c'è modo per andare più veloce, scusate. Scatto L3. Forse, non lo so, dobbiamo ancora... Lassù. Scoprirlo come comando. Guarda che bello. Cioè, ma come potete voler uccidere quella mamma creatura? Mamma diceva di non entrarci. Facciamo ciò che ci pare. Niente scuse. Ok, sti cazzi di quello che diceva tua madre, in pratica. Anche se appena mancata. Non fa niente. Noi andiamo avanti per la nostra strada, vero? Certo. Guarda. Posso usare l'arco ora? Riesce a colpirlo da qui? È lontano. Meglio avvicinarsi. Bravo. Risposta saggia, figlio mio. Oh, quante cose ho da insegnarti, caro. Mamma mi ha portato a caccia molte volte. Tu non hai mai voluto portarmici. Perché ora? Era suo desiderio. Ed era il momento. Ok. Avviciniamoci. Ecco, sempre... Oddio. Barra della salute dei nemici. In combattimento la barra della salute dei nemici verrà mostrata sopra di loro quando subiscono danni o quando Kratos li aggancia. Come si aggancia? Tieni premuto per mirare, per lanciare. Che bello. Possiamo colpirli anche a distanza. Adoro. Tipo, adoro tantissimo, ragazzi. Ecco qua, vieni qua, Leviathans. Grazie. Scusate, ragazzi, oddio, a pugni no.
Anche se lui potrebbe essere capacissimo di farli fuori a pugni. Oddio, minchia che schivata incredibile, ragazzo. Complimenti, anche se sei morto non fa niente. Minchia, uno appresso all'altro. Stupendo. Stupendo, non è ancora finita. Eh no. Ciao caro, scusa. Minchia, ha rimbalzato contro il braciere. Ci siamo? Ce l'abbiamo fatta, tutto a posto. È un nuovo consiglio. Perché mi aggiorni continuamente il bestiario? Ah, ok, ci sono aggiornamenti sui Draugr, che però non sanno maneggiare con perizia per quanto riguarda le armi pericolose, a differenza di mio padre e la sua ascia. Ok, ma questa la devo... Ok, tiriamo la catena. Si apre. Ma se apro questa... Ah... E ora dobbiamo un attimo ragionare. Che qua dentro ci sta pure sto forziere, lo vorrei sinceramente. Posso in qualche modo, per caso, tipo spaccare la catena? Non credo proprio. Non lo so. Come si può fare? Ah, forse ci sono, aspetta. Ah, ok, posso lanciare l'ascia anche mentre... Sì, mentre sto tenendo una catena in mano, adoro. Ecco fatto. Adoro. Fantastico, quindi posso aprirmi anche questo bel forzieretto adesso. Vediamo un po' che cosa c'è qua dopo. Ah, un altro morto stecchito. Però aveva 555 di argent. Era messo bene questo poveraccio. Va bene, direi che adesso possiamo andare oltre il cancello che è rimasto aperto. E ora facciamo così. Bene. Ecco qua. Che cosa fantastica il fatto che si possa lanciare l'ascia e riprenderla, anche se sta tipo a un chilometro di distanza. Bellissima questa cosa. Ancora mi chiedo perché dobbiamo uccidere sta povera creatura. Perché? Aspetta il segnale. Con calma. Adesso non è più un animale. Ecco. Adesso un bersaglio. No. Libera la mente. No. Fissa il bersaglio e respira. Tieni premuto L per mirare al cervo. Respira, per scoccare la freccia. No! Bravo. Non mi fate fare ste cose, vi prego. No, che cosa brutta questa, regà, no. È ancora vivo. Il pugnale. No. No, finisci ciò che hai iniziato. No. Non ci riesco. Kratos, lascialo vivere, sta po'... Io. Cosa che è? Ma sfuggì dall'ultima parola. Ma siamo pazzi. Un troll. Oh Gesù, Giuseppe e pure Maria. Ordina ad Atreus di scoccare le frecce premendo quadrato. Tieni premuto L2 e poi quadrato per selezionare il nemico desiderato. Ok, quindi i nemici colpiti da una freccia verranno distratti e non attaccheranno Kratos. Quindi quante frecce può scagliare Atreus? Una volta lanciate le frecce hanno bisogno di tempo per ricaricarsi. Va bene, chiaro. Chiarissimo. Però tu resti comunque una merda. E comunque... Però con calma, eh. Ho
Ok, vai, scocca, scocca, figliolo, scocca, scocca, figliolo, scocca. Ok. Mannaggia santa, quanto casino che fai, vai. Scocca, scocca. Oh, 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 oh. Prendi due volte per rotolare. Ok, perfetto, perfetto, buono a sapersi. Vai, figliolo. Vai, figliolo. Minchia, non gli faccio una ceppa. Attento, figliolo. Ah! Oh, cavolo, oh, cavolo. Ok, vai. Ok, il campione, quindi c'ha la salute in bassa testa. Vabbè, un boss, ci sta. Oh, cavolo. Oh, cavolo. E Leviatano me lo ridai, grazie. Ti è rimasto incastrato fra i denti. Non puoi usarlo come, come stuzzicadenti, chiaro? Non cade, no. L'hai visto? Per caso, ci hai fatto caso? A cos'è? Vai, scocca, scocca. Attento però. Attendo, attendo, attendo che arriva. Attendo che arriva. Ti sei stancato, merdaccia. Ti sei stancato. Ti sei stancato. Porca vacca miseria. No, no, no. Controllati, ragazzo. Non mi avvicinerò. Merdone che non sei altro. Che c'hai? T'ho stordito, t'ho stordito. T'ho fatto male. Oh shit. Oh shit. Forza Leviatano, forza! Compi la tua incredibile missione. Ok, R3 per una presa a stordimento. Tieni, ti sta bene! Ragazzi! Credevi di farmi paura! Calmati però, calma, calma. Tu non conti niente. Ragazzo, niente! Guarda, guardami, oh, ora, avanti. Guardami. L'abbiamo uccisa. Tu non sei pronto. Cosa? È piccolo comunque. Dici sul serio? Ho ucciso il cervo. Ho superato la prova. E perché non lo sarei? Ora torniamo a casa. Lo sa tuo padre se lo sei o non lo sei. Non sto più male da molto tempo. Posso farcela. Non sei affatto pronto. Sei un po' troppo non nervosetto, parlare. Ragazzo. Ecco, sta su sit e boh. Un po' nervosino sto ragazzino, o sbaglio? Cioè, si scaglia sul troll quando è già morto, grazie a questo, insomma. Vediamo un pochettino che ci dice Daudi Kopma, chissà come si legge. Mio padre crede che io non sia pronto perché mi sono lasciato un po' andare. Un po'? Io so di essere pronto, l'ho aiutato a uccidere un troll. Mamma mi raccontava molte storie sui troll. Il nome di questo qui significa mercante di morte. Con un nome così sarà stato sicuramente molto cattivo. Sono felice che sia morto. Sto ragazzo, ragazzino semmai, anche forse più bambino. Che? Tu devi ascoltare quello che ti dice tuo padre. Che poi tuo padre ci abbia la sensibilità di un ceppo e un altro paio di maniche. Però saprà quel che è giusto o meno, no? Per te. Capiani di te. Ok, diamo una spintina alla Treus. Forza. Quindi torniamo a casa. Non parlare. Tieni la boccaccia chiusa. Ho messo la mia ultima parola su questa questione. Chiara, che fai? Stordire i nemici. La barra di stordimento dei nemici sarà sotto quella della loro salute. La barra si riempirà se subiranno attacchi in rapida successione che infliggono danni da stordimento. Ok, una volta riempita il nemico sarà stordito. Quindi poi si può premere R3 per fare praticamente tipo la super presa finale incredibile. E attacchi con le frecce, quelle a mani nude, infliggono maggior danni da stordimento. Giustamente lo rimbambisci. Creato spasserei l'attacco a mani nude lasciando l'ascia o riponendola premendo tasto destro. Perfetto. Proviamo ad andare a colpirlo a mani nude, ragazzi. Proviamo. Bam, bitch. Wow. Wow, 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 wow. Ciao, bello. Azzoreda. Stordimento, stordimento, stordimento. Bam. Bello, 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 bello. Mi piace, mi piace.
Ciao caro. Ah vabbè, te eri già morto in pratica. Va bene, giudizio del fuoco. Cioè praticamente si annota ogni minima cosa. Ah ok, ci sono degli obiettivi e in pratica ti dà tot ricompense se li completi. Va bene, mi piace. Vediamo un po'. Allora, cosa abbiamo qua? Sta porta è incredibile. Wow. Cos'è sta roba? Camere nascoste. In che senso camere nascoste? Sono 7 porte bloccate sparse per il mondo. Trovale tutte. Quindi bisogna sia trovarle che aprirle. Quindi evidentemente aprirle non è così semplice. O che cosa succede? Queste porte non si aprono, eh. Zitto. Kratos mi sa che non ha proprio ben chiarissimo che vuol dire fare il genitore. Avere un minimo di delicatezza e comprensione. Magari rispondere a qualche domanda. A meno che proprio non te sta a rompere le palle che non ti fa domanda a raffica. Posso pure capire, insomma. Ciao cari! Mi aspettavate? Non mi aspettavate? Ciao, assoluta mammetta. Chi è stato? Sei stato tu, vero? E sei stato anche tu, vero? Vai Atreus, colpisci. Ok, a posto. Chi altro c'è? Arriva. Lascia, non funziona. What? Dovrò usare le mani nude. Oddio, no, lascia non funziona. Niente, usiamo le mani nude, ragazzi. Ok, mani nude sì. Bello, bello, mi piace. Ok, alcuni nemici non subiscono danni da Leviatano. Quindi Leviatano praticamente c'ha l'elemento del ghiaccio fondamentalmente. E io di stare zitto. Ecco. Giusto per ribadire un attimino il concetto che se ti dice di stare zitto forse è meglio che tu stia zitto. Ok, suppongo che quello sia da colpire, immagino, no? Perfetto, andiamo Atreus, forza. Sempre ricordandoti di stare zitto. Perfetto, torna a casa. Eccoci. Perché qua. Perché un troll brandifuoco ha bruciato il giardino di mamma? Da quando i droger si avvicinano a casa? I droger? E cos'era okay. Quella cosa di ghiaccio? Non lo so. E quante domande ora fai, vedi? Zitto. Ecco, sì, ora sta zitto. Va bene ragazzi, allora, a quanto vedo questo gioco ha il salvataggio manuale, suppongo che avrà anche un salvataggio automatico, però immagino che mi rifaranno ripartire dall'esatto posto in cui salvo la partita, mi auguro che sia così, ma dovrebbe essere così. Per cui allora direi che per oggi ragazzi ci possiamo fermare qui, il gioco ci ha ovviamente introdotto un pochettino il sistema di combattimento, i tasti, insomma è stato principalmente un piccolo tutorial come normale che sia, però nonostante siamo appena all'inizio ragazzi, cioè a me mi vengono già i brividini, colonna sonora, Kratos come personaggio mi piace già, anche se direi forse un pochettino troppo burbero, però è Kratos, è così, cioè non potevano ovviamente stravolgerlo, ci piace anche perché è così. Per cui ragazzi, che dire, come sempre aspetto i vostri pareri e consigli, anche se ne avete, qua sotto in commento. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione e un bacione a tutti ragazzi da Giocherina. Ciao!